Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi siamo qui per analizzare un nuovo elemento SCP. Oggi difatti analizzeremo l'elemento SCP-025, anche chiamato un guardaroba ben fornito. Elemento SCP-025. Classe dell'oggetto, safe. Procedure speciali di contenimento. SCP-025 deve essere aperto solo durante i test, così come la stanza nella quale è conservato. I codici d'ingresso sono stati dati solo al personale autorizzato di ricerca e di sicurezza. Non sono richiesti ulteriori protocolli di contenimento. Descrizione. SCP-025 è un'armadio in legno che misura 0,97 metri x 0,62 x 1,95 m, pieno di vestiti risalenti ad un certo numero di epoche. Gli indumenti contenuti all'interno dell'armadio, chiamati collettivamente SCP-025-1, coincidono con gli stili dei decenni che vanno dal 1920 ad oggi. L'abbigliamento di ogni epoca varia per quanto riguarda lo stile. Ad esempio, una camicia di poliestere a righe ed un paio di pantaloni di tuta carbone corrispondono alla moda del 1970. L'unico aspetto in comune di ogni articolo contenuto in SCP-025 è che ognuno è in cattive condizioni. Le tarme hanno mangiato gran parte della collezione e quindi strappi e sfilature non sono rare. Quando viene indossato un elemento di SCP-025, chi lo indossa viene osservato morire o subisce un infortunio entro 24 ore. La causa della morte, in questi casi, è sempre legata ai difetti summenzionati nell'abbigliamento, anche se appare come un incidente non collegato. Indossare un guanto con un dito tagliato può portare alla perdita del polpastrello tramite un semplice incidente di cucina, ad esempio mentre si tagliano le cipolle. Analogamente, un soggetto che indossa un poncho con una manica mancante, in qualche modo perderà il braccio scoperto, che sia attaccato da un animale selvatico o che lo perda in un'amputazione dovuta ad un incidente automobilistico. Se un indossatore che veste uno degli indumenti dell'armadio viene posizionato in un contenitore sigillato e privo di mobilio, comincerà a contrarre una malattia carnivora che inizia nelle zone non coperte dagli abiti o soffrirà di necrosi nell'organo situato sotto un'imperfezione del capo d'abbigliamento. Le malattie derivanti da tali incidenti possono essere contagiose o meno. Non è stato intrapreso alcuno studio a causa della velocità con cui i ceppi osservati fanno il loro corso. Si consiglia, se possibile, di portare i campioni prelevati dalla malattia al laboratorio per una possibile militarizzazione. Di seguito è riportato in breve un registro dei test effettuati su SCP-025. Test approfonditi porteranno alla declassificazione del documento nella sua interezza. Registro dei test su SCP-025, sezione 1. Soggetto D-778, maschio bianco di 42 anni. Indumento, smoking bianco del 1940. Imperfezione, cucitura strappata nella spalla sinistra. Risultati del test. Al soggetto è stata permessa l'esplorazione libera delle sale, sotto la supervisione dell'agente C. Per circa 45 minuti non si è verificato nessun evento significativo. Tuttavia, le registrazioni di sicurezza e di testimoni oculari hanno affermato che D-778 sembrava voler attaccare l'agente egli stesso ha sconfitto il soggetto con un coltello, causando uno squarcio profondo un pollice nella spalla sinistra del soggetto D-778, precisamente nel punto in cui era strappata la cucitura dello smoking. Il test è stato interrotto, il soggetto è stato successivamente eliminato. Soggetto D-690, maschio bianco di 26 anni, indumento, cappello da baseball Red Sox Cap del 2004, imperfezione, regolatore d'ampiezza mancante nella parte posteriore, logo frontale parzialmente rimosso. Risultati del test. Nella stanza sigillata con il soggetto vi era anche una tavola, sulla quale erano posti una pistola carica 9 mm Jericho, Baby Eagle, un accendigas ed un'accetta. D-690 ha scelto di indossare il cappello al contrario per il test. I potenziali effetti di questa decisione sui risultati del test sono ignoti. Il soggetto ha espresso riluttanza nel toccare uno degli oggetti per diverse ore. Sono stati somministrati cibo ed acqua. Dopo 4 ore di inattività generale, il soggetto ha preso la pistola e l'ha esaminata. Mentre la teneva bruscamente ad altezza degli occhi, l'arma ha sparato in fronte al soggetto D-690 nel punto in cui sarebbe dovuto esserci il regolatore di dimensione. La pallottola è uscita dal soggetto vicino alla parte del cappello in cui manca il logo. Soggetti
D736, un maschio bianco di 22 anni. D771, un maschio bianco di 23 anni. Indumento: maglione a righe datato 1973. Imperfezione: l'indumento sembrava essere stato in parte mangiato dalle tarme. Erano presenti diversi fori di grandi dimensioni nella parte anteriore della maglia. Risultati del test: al soggetto D736 è stato chiesto da parte dello staff di ricerca di indossare il maglione, cosa che egli ha fatto sotto costrizione. Al soggetto D771 è stata data una pistola carica senza che l'altro partecipante vedesse e gli è stato detto di sparare 6 colpi in direzione di D736 ad un determinato segnale. Dopo di ciò, è stato notato che ogni colpo sparato è passato attraverso uno dei fori della maglia, lasciando intatto l'abbigliamento ed uccidendo D736. L'arma da fuoco è stata recuperata, il soggetto sopravvissuto è stato riportato agli alloggi. Soggetto D771, un maschio bianco di 23 anni. Indumento: stesso maglione del test precedente. Imperfezione: già menzionato. Risultati del test: D771 è stato posizionato questa volta in una stanza vuota misurante 15 metri per 15 metri per 15 metri. I soli oggetti nella camera erano luci da soffitto. Il soggetto inizialmente si è lamentato per la noia, dopodiché si è steso e si è addormentato. Dopo 2 ore e 14 minuti, due delle luci tubolari si sono staccate e sono cadute. Entrambe sono casualmente cadute esattamente sui fori del maglione, andando in frantumi per l'impatto. Una delle luci tubolari si è rotta in pezzi frastagliati che hanno trafitto D772 in diverse aree, ma ancora una volta solo attraverso i buchi presenti nel maglione. Gli organi vitali del soggetto si sono protratti per altri 6 minuti, dopodiché hanno ceduto. Saranno selezionati ulteriori luoghi per i test per ridurre al minimo possibile i danni all'area circostante. Soggetto, dottor. Esperimento non pianificato. Un individuo non identificato ha lasciato un indumento di SCP-025 sulla scrivania del dottor che somigliava molto ad un capo del suo abbigliamento. Tutte le informazioni circa questo incidente e o l'autore dello stesso devono essere segnalate immediatamente al personale di grado maggiore. Indumento: sciarpa leggera, tinta di diversi colori. Imperfezione: cucitura fortemente tirata a causa della quale la sciarpa risulta essere più breve e stretta al centro. Risultati del test: stando ai suoi movimenti, in data il dottor che indossava l'indumento di SCP-025 si è incamminato verso la stanza di SCP per un test di routine. Tuttavia, egli si è discostato dal percorso previsto e si è incamminato verso un'ala completamente separata dalla struttura. Il soggetto è poi entrato nella camera di SCP-173 senza l'accompagnamento adeguato e senza attuare le procedure di sicurezza e, dopo aver sentito la porta chiudersi, ha battuto le palpebre. La causa della morte è stata registrata come strangolamento da trachea schiacciata. Soggetto D802, una donna ispanica di 30 anni. Indumento: t-shirt bianca in stile flash dance datata 1980. Imperfezione: spalla destra rimossa, manica sinistra completamente tagliata, intero orlo inferiore tagliuzzato. Risultati del test: dati cancellati. Tutti i presenti sono stati considerati infetti, quindi messi in quarantena e dati cancellati. Tutte le ulteriori prove che coinvolgono gli stili del 1980 sono state rinviate a tempo indeterminato a causa dei consumi e dei rischi presentati dall'esperimento di qui sopra. La pulizia completa conta di impiegare altre settimane. Test aggiuntivi autorizzati. Risultati in attesa di classificazione.